Cominciamo da qua, cominciamo da questa straordinaria emozione del Papa che attraversa la Porta Santa il 28 di agosto del 2022. Un momento emozionante per chi l'ha vissuto in diretta lì a Collemaggio o in diretta televisiva in mondo visione, quando in tutto il mondo si scopre finalmente questa straordinaria Porta Santa, questo straordinario messaggio di questo straordinario Papa, che è Papa Celestino V. E tra l'altro su quella Porta Santa Papa Francesco incide quasi con delle stimmate questi tre segni, che sono i segni del bastone del giovane Signore. Sapete, molti aquilani che sono qui lo sanno, e paganichesi, che cioè il giovane Signore che porta il bastone nel corteo della bolla. Ebbene, in quel momento, quando è stato il sindaco ha dato al Papa, l'unico momento laico, gli ha dato il bastone, il Papa si è avvicinato dopo essersi alzato dalla sedia a rotelle e ha dato questi tre colpi sulla Porta Santa, 1, 2, 3, come vedete, che sono rimasti, andate a vedere, alla formella di destra e di sinistra qui della Porta Santa. Veramente emozionante, perché diciamo che le ipotesi sono due: o che il Papa, in quelle difficili condizioni di salute in cui era, perché era, non era, non stava bene quel giorno, alzandosi dalla carrozzina, diciamo, aveva un equilibrio precario quando è andato a dare questi tre colpi del cerimoniale della perdonanza per l'apertura della Porta Santa, o molto più probabilmente il Papa non sapeva che al termine del bastone di legno c'è il sigillo in ferro della città dell'Aquila, quindi era una specie di martello, quindi non era un semplice legno. Quando andate a tirare, e lo vedete nelle immagini, se lo andate su YouTube lo vedete facile, andate a tirare questi tre colpi e appunto ha lasciato queste stimmate sull'apertura, per l'apertura della Porta Santa. Questa è la